detto del trionfo del referendum con il 70% del sì, però altra riflessione che immagino adesso si aprirà, perché ancora non l'abbiamo sentita, è quella che riguarda proprio il voto regionale, dove il movimento non è andato bene. Poco fa l'ex ministro Giulia Grillo, anzi poco fa in un'intervista al Mattino, ha detto: rischiamo di sparire senza politica e identità chiara. Il risultato del movimento deve aprire una profonda riflessione all'interno del movimento per mettere nero su bianco la questione delle elezioni locali. Nelle realtà locali alcuni sistemi di potere sono difficili da scardinare, proprio da qui i vecchi partiti alimentano la propria forza. Questa non può essere una scusa per evitare di individuare gli sbagli o le mancanze del movimento. Che noi fossimo deboli per quel che riguarda le elezioni locali non è una scoperta dell'ultima ora. Come forza politica noi obiettivamente non abbiamo mai avuto gli stessi risultati a livello nazionale rispetto a quello locale. Poi questo non deve essere un alibi. Obiettivamente, da un punto di vista delle elezioni, è chiaro che non possiamo essere soddisfatti di quello che è successo, ma che ci fosse anche un processo di rinnovamento all'interno del movimento è altrettanto chiaro. Quindi noi siamo in una fase di cambiamento, di riflessione interna, che ci deve portare velocemente agli stati generali, il cui processo e la cui richiesta erano precedenti a queste elezioni. E poi anche la questione Covid e la questione elettorale ha rallentato i lavori, ma che ci sarà sicuramente. Detto questo, effettivamente per noi è stato importante anche la conferma avuta a livello di referendum, ma non per il Movimento 5 Stelle, per il fatto che i cittadini hanno approvato quella che per noi è una riforma assolutamente importante. Continuerete a dire no al MES? Ma guarda, il discorso sulla questione MES per noi è piuttosto chiara. Le motivazioni sono state spiegate più e più volte. Io tra l'altro sono a livello europeo e quindi da un punto di vista tecnico io continuo a dire che non ci sono i presupposti di tranquillità per l'Italia per attivare il MES. Poi la battaglia si farà a livello nazionale e quindi vedremo come andrà. Però la mia posizione è sicuramente chiara. Posso chiedere una cosa all'onorevole Beghin? Certo. Onorevole Beghin, scusi, può dirmi qual è il gruppo parlamentare europeo nel quale il Movimento 5 Stelle si è collocato? Noi non abbiamo un gruppo parlamentare, è noto. Ma questo non ci impedisce di essere... Non esiste nemmeno il gruppo misto. Non esiste nemmeno il gruppo misto. Si chiama semplicemente non affiliati a nessuna famiglia politica. Abbiamo bisogno di un sistema che si identifichi e che faccia identificare gli italiani in questa o in quella forza politica. Allora, Beghin e poi Mulè. Ma guardi, questo è un dibattito interessante che si potrà sviluppare nei prossimi tempi. Il Movimento 5 Stelle non è né socialista né partito popolare, semplicemente perché il Movimento 5 Stelle è il Movimento 5 Stelle, si è sempre dichiarato una forza post-ideologica non assimilabile alle vecchie forze politiche. Questa è la motivazione per cui ad oggi non abbiamo una famiglia che ci rappresenti, perché non ci sono altri movimenti 5 Stelle, ma ci sono partiti tradizionali in Europa. Questo però non significa che non abbiamo un'identità, anzi abbiamo un'identità ben chiara e soprattutto abbiamo un peso molto rilevante, soprattutto in Europa, come è stato dimostrato in tantissime elezioni e come dimostra peraltro la stima dei nostri colleghi. Ricordo che siamo l'unica forza politica nella storia del Parlamento europeo che è riuscita a fare eleggere un vicepresidente senza famiglia politica. Anche questo è un dato su cui riflettere, onorevole Pomicino. Detto questo, noi non siamo e non vogliamo incasellarci in vecchi schemi. È sicuro che oggi cominciamo guardi, e questo è sicuramente un tema. Certo, oggi soffriamo di una polarizzazione che è tornata ad essere molto forte tra destra e sinistra, e noi che siamo qualcosa di diverso, forse in queste elezioni regionali non abbiamo trovato il nostro spazio. Ma questo non significa che bisogna sempre ragionare rispetto al passato. E probabilmente ora appunto il capitolo si apre su quello, perché è esaurito anche il tema, diciamo così, del taglio dei parlamentari. Adesso per il movimento è il momento di fare il passo successivo. Beghin, avete pagato anche questo, il fatto di passare dall'alleanza con la Lega a quella con il PD, due partiti totalmente opposti, diversi, con identità diverse, e alla fine appunto esservi rivelati agli elettori
quelli che potevano stare un po' con tutti, anche se dobbiamo dire nelle ultime settimane anche all'interno del movimento c'è dibattito. Vedi il caso di Battista che rivendica, diciamo così, non certo un'alleanza col PD. Ma la verginità perduta non torna più, Guardi, io comprendo che per alcune persone che sono completamente arroccate a vecchi schemi ideologici sia difficile comprendere il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle può governare con tutti per il semplice motivo che le alleanze non le fa con i partiti o con le forze politiche, ma le fa sui programmi. E su questo noi siamo stati chiari da sempre. E allora perché avremmo dicevate governato? Mai col PD? No, voi eravate quelli mai con i partiti tradizionali, mai con il PD, mai con Bibbiano. Non si può dire una roba del genere, oggettivamente. Mi faccia finire, Del Mastro. Certo, ha ragione. Però ha ragione. Però glielo dico con sincerità, non mi faccio i livorie, perché davvero non può dire questo. Voi avete sempre detto prima mai con i partiti tradizionali, poi mai con il PD, mai con il partito di Bibbiano, mai con il Ladroni Stato, mai con Renzi. E ora Begin ci spiega. Ora Begin ci spiega. Fatela per spiegare. Questo abbiamo detto anche mai con la Lega. Ma detto questo, a parte che ci sono delle evoluzioni, come è normale che sia, in 10 anni una forza politica evolve in un senso e in un altro, poi giustamente si faranno le riflessioni interne che ci faremo tutti quanti, così come le hanno fatto tutti nei periodi altalenanti di crescita o di decrescita. Però io ricordo che nel 2013 noi che avemmo un grosso risultato elettorale alle politiche, quello che ci fu contestato e che ci portò ad essere fortemente in difficoltà nel 2014 alle europee fu proprio il fatto di non sederci al tavolo con altre forze politiche per andare a incidere veramente sull'agenda politica. Quindi anche questo potrebbe spiegare per quale motivo invece nel 2018, con un grande senso di responsabilità, con una legge elettorale che condannava l'Italia all'instabilità politica, abbiamo detto a chiunque: questi sono i temi. Chi ci sta? Non ci sta la Lega o ci sta qualcun altro. Chi vuole portare avanti delle riforme importanti per il Paese? L'ho fatto la Lega fino allo scellerato agosto del Papete che tutti conosciamo, lo ha fatto il Partito Democratico successivamente, e noi oggi siamo fieri di aver portato a casa dei risultati importanti per il Paese, dal reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione. Abbiamo portato a casa questa prima riforma che aprirà la strada a nuove riforme importanti per il Paese, che ci allinea agli altri paesi europei, che dà un segnale fortissimo anche in Europa, dicendo: noi siamo pronti a fare quelle riforme importanti per il Paese. Voi invece volete rimanere ancorati alle vecchie partitocrazie che vi hanno consentito di sopravvivere in tutti questi anni. Però ma non hanno cambiato niente. No, noi vorremmo solo un po' di coerenza per i cittadini. Il risultato però pratico, che per i cittadini i cambiamenti li hanno fatti questi ultimi due governi. Però, perché se stiamo a guardare cosa è successo negli ultimi 30 anni, non è proprio cambiato nulla, che è quello che voi vorreste però continuare a fare. Ma è finita sta retorica. Questo messaggio evidentemente può fare delle riforme. Questo messaggio, Begin, evidentemente non è penetrato a livello locale di queste regionali. Pomicino e poi Allegrazzi. Sicuramente. Ma guardi, io credo che sia legittimo farsi delle domande, è giusto, è chiaro che noi abbiamo una situazione, però non è vero che non abbiamo identità. La nostra identità è chiara ed è quella rispetto a forze politiche, non culture, perché io la rispetto assolutamente la cultura, ma le forze politiche che negli anni non hanno dimostrato di perseguire il bene dei cittadini, per noi sono state una casta da combattere. Oggi noi portiamo avanti programmi diversi, abbiamo tanti punti identitari, sicuramente l'onestà è stato uno, il taglio agli sprechi è un altro, l'ecologismo e la volontà di arrivare ad una forza che sia veramente al servizio dei cittadini sono altri, queste sono identità forti. Detto questo, noi ripartiremo al nostro interno facendo delle riflessioni serie, perché è giusto farle, però non è vero che non abbiamo un'identità, semplicemente non ricalchiamo gli schemi dei vecchi partiti, che non mi pare però abbiano dimostrato grandi successi. Certo, le culture vanno tutte rispettate. Dovete avere una visione. Se non avete la visione, perché non avete una cultura. Allora, quindi fate soltanto dei programmi che possono fare anche centri studi che si parlano e ti danno un programma meraviglioso. Assolutamente il partito, mi creda, è un'altra cosa. Il partito è un'altra cosa. Lo faccia per me, velocissima.
Guardi, negli altri paesi queste culture sono riuscite a portare risultati perché erano fatte da persone per bene e non avevano la corruzione e l'utilizzo che è stato fatto dalle persone e dai partiti. Su questo noi abbiamo combattuto. E io sono convinta che il Movimento 5 Stelle sia anche servito a riportare sulla retta via i vecchi partiti, perché oggi governano meglio di prima, anche grazie a noi.